Le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria penalizzano anche i bambini, che almeno per il momento non potranno usufruire dei parco giochi se non nei fine settimana. A Foggia è nato un comitato spontaneo, Cittadini per i parco giochi, creato da Rachele Occhionero e ideato con l'obiettivo di tutelare l'apertura dei parchi 7 giorni su 7. Noi sappiamo bene che i bambini a Foggia non tutti possono permettersi di andare in vacanza e spesso magari si va in vacanza soltanto nel fine settimana e poi tutto il resto dei giorni della settimana questi bambini che cosa fanno? Restano a casa, quindi è necessaria l'apertura quotidiana dei parco giochi, anche nel rispetto dei nonni che magari potranno accompagnare questi bambini mentre diciamo che a Foggia non c'è nulla per i bambini, l'unico luogo dove si può giocare liberamente, all'aperto e anche al sicuro, perché comunque è contenuto come luogo, sono questi 3 parco giochi che abbiamo a Foggia ed è necessario che vengano aperti. Quindi non temete eventuali assembramenti? Si possono sempre aprire nel rispetto delle regole, con le mascherine, si possono fare delle turnazioni, cioè, poi se questo è il problema si può valutare, insomma, come è stato fatto per esempio per il mercato, dove si è fatto un piano per gli assembramenti. Anche per i parco giochi si può fare, insomma, i bambini dovrebbero venire prima di tutto e di tutti. E il comitato, oltre a chiedere al comune di Foggia la immediata riapertura per tutti i giorni della settimana, è pronta anche a stilare un protocollo da far sottoscrivere ai futuri candidati sindaco. Ne abbiamo intenzione di stilare sicuramente un protocollo d'intesa con tutte le proposte che abbiamo per questa città, per i bambini e per le famiglie, e di presentarlo ai futuri candidati sindaci, perché tutti quanti dovranno prendere impegni con noi in merito a delle regole, a quello che vuole essere il futuro di questa città, proprio nel rispetto dei nostri figli.